Fare il punto sul piano per la raccolta differenziata e sugli impianti di compostaggio e soprattutto per affrontare questi temi che è stata convocata la Consulta Ambiente stasera nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo per una fase di interlocuzione con i cittadini e con le associazioni. Vogliamo condividere, così come abbiamo fatto in passato, innanzitutto lo stato dell'arte sull'avanzamento della raccolta differenziata nella città di Napoli e poi presentare il primo bando per un impianto di trattamento della frazione umida, un impianto di compostaggio da realizzare nella città di Napoli, e così come ci eravamo impegnati nel mese di luglio dell'anno scorso, che al momento della presentazione del bando l'avremo prima condiviso con le associazioni, i cittadini, le tante coscienze civile e le tante conoscenze che in questa città si sono sviluppate negli anni sul tema dell'emergenza rifiuti, e oggi siamo a fare questo. La riunione, che è ancora in corso al momento della pubblicazione del servizio, viene trasmessa in diretta streaming ed è possibile perciò seguirla sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Napoli. Un confronto aperto dunque sui temi più caldi che riguardano le problematiche legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, una delle quali sarà la situazione degli impianti di compostaggio. Presentiamo questo bando che la SIA da qui a qualche giorno pubblicherà e che prevede un impianto di trattamento dell'umido in situazione anaerobica, quindi senza odori, considerando il contesto di Napoli che non consente di impianti tradizionali dove, che richiedono distanze dai centri abitati. È una modalità, un impianto a 30.000 tonnellate, quindi che consente finalmente alla città di Napoli di avere un impianto ed evitare il trasferimento fuori regione della frazione umida con dei costi che non sono più sopportabili dai bilanci comunali, oltre chiaramente al miglioramento della condizione ambientale.